molto rapidi e anche marcati, definiamoli così, sono arrivati subito. Grazie al lavoro della Polizia di Stato di Livorno e di Verona. Il lavoro è cominciato subito, il fatto è stato eclatante, specialmente quello che riguarda la memoria del giovane Morosini, molto eclatante, l'opinione pubblica tutta intera, compatta, compreso i dirigenti del Verona Calcio, le autorità politiche di Verona si sono ribellate a questo fatto assolutamente straordinario, incomprensibile, che non deve mai più ripetersi assolutamente, che possiamo discutere, possiamo fare i nostri rapporti giudiziari, però ecco, io credo che di fronte alla morte tutti dobbiamo avere rispetto per qualsiasi persona, a maggior ragione nei confronti di un giovane atleta che è stato il simbolo della sportività non solo livornese ma nazionale. Voglio ricordare la sua vita estremamente complessa, la perdita dei genitori, del fratello, la zia che l'ha accudita, che non sta tanto bene, un ragazzo proprio sfortunato che merita sempre da parte di tutto il paese, un ricordo commosso e affettuoso, e dobbiamo ricordare poi che era un grandissimo e bravo atleta. Le immagini che avete mostrato fanno rabbia sicuramente, però sono servite per ricostruire tante cose. Ma oltre a questo fatto che poteva veramente creare grossissimi problemi per l'ordine e la sicurezza pubblica, desidero ringraziare il capo della polizia che in modo lungimirante ci ha inviato dei cospicui e forte numero di rinforzi. Ricordiamo che non sono per fortuna successi incidenti. E abbiamo iniziato a lavorare su questo fronte che si è aperto immediatamente sabato sera, e poi chiaramente abbiamo anche registrato delle attività afferenti alla legge Mancino che sono al vaglio della Digos ed è già stato riferito alla Procura della Repubblica, quindi visioneremo tutti i filmati sia della tifoseria del Verona che del Livorno per anche sotto questo aspetto. Però al di là di tutto, ovviamente in questa situazione veramente grave e che speriamo tutti non si ripeta mai più, l'attività ovviamente di insulto nei confronti della memoria del giovane Morosini è quello che ha un po' raccapricciato tutto il nostro paese.